Io soprattutto creo durante la mattina, quando mi sveglio, quando nel dormiveglia c'è quello stato di trance, non so, cioè c'è un momento in cui non si è completamente svegli e ti vengono delle idee fresche. È lì che trovo il coraggio di esprimere quello che ho dentro nel profondo, perché poi durante il giorno la realtà ti sveglia come, no? Mi sono innamorata a un certo momento della gamma di colori che vedevo in un colorificio, quei colori a smalto, piccoli, piccoli colori a smalto. Dopodiché è scattata la molla. A me piace molto la città, mi piace molto quando torno nella città vedere le pianure e il profilo della città sul fondo. E sono attratta dalle trame attraverso le quali si vede il cielo, si vedono i campi, ma ci deve essere sempre un qualche trama che divide il campo, la campitura. È un elemento di grafica che entra nel quadro e fa parte del colore. Cioè io prendevo il colore con il pennello e poi lo colavo sul disegno. Disegno, per esempio, avere sotto un bel disegno, poi ta 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 ta, il colore, andarci sopra, vedere che sbava di qua, tira di là, è tutta un'altra cosa che non mettersi lì col colorino. Già un disegnatore affermato. Io prima di innamorarmi di lui mi sono innamorata dei suoi disegni. E io con lui ho fatto tante sceneggiature, ho contribuito proprio a portare avanti il suo lavoro, è stata una collaborazione molto profonda. Mia madre ha conosciuto Egon Schiele e ho sempre pensato, mi vengono ancora i brividi addosso, ho sempre pensato avesse posato per lui. Mia madre aveva i capelli rossi, lui aveva la predilezione per le donne con i capelli rossi.
psicologo, quando ha sentito che io usavo gli smalti industriali, si è messo le mani nei capelli e ha detto: signora, lei si stava uccidendo. Perché a questa età, in cui dovrei essere tutta un po' stanchina, mi viene voglia di prendere il martello e di picchiare, e di prendere le pinze, di storcere i metalli, di lavorarli, di tagliare. Sempre sulla superficie delle cose. Adesso, in quest'epoca, sono passata invece alle profondità. Le forme che mi sono venute in mente in questa circostanza sono le creature degli abissi marini. Sono sprofondata in un discorso proprio di abissi mentali. È una body art ancora più body, più che body, è l'interno del corpo. Poi l'aver saputo fare queste cose in quest'età mi dà ancora più gioia, perché uno che comincia a fare delle cose di questo genere impegnate, perché sono veramente un grande impegno, ma comincia verso i 40, 50, 60, diciamo anche 70 anni, ma a 80, non credevo mai di arrivare a tanto.